amici di Fano TV, ben trovati. Per questo speciale ci troviamo a Fano, allo Sport Park, perché ritorna il progetto Bullying e Scuola. Scenderanno in campo le scuole medie e le scuole superiori, quindi tanti ragazzi che parteciperanno al torneo provinciale che si disputa per l'appunto in questi giorni. Andiamo subito a conoscere i protagonisti e vediamo chi sarà il vincitore. Le giornate di maggio vedono protagonisti tanti ragazzi delle scuole medie e superiori, vero Marco? Sì, questo è stato veramente un anno particolare perché dopo i 2 anni di fermo abbiamo ripreso nel 2021-2022 ma con grande difficoltà, e questo è stato l'anno della vera ripartenza perché abbiamo superato i numeri del 2019, quindi dopo tantissimi anni che questa manifestazione veniva svolta allo Sport Park, nel 2019 eravamo arrivati, mi sembra, a 3.400 partecipanti, quest'anno ci siamo arrivati a 5.000, quindi abbiamo quasi raddoppiato i numeri e non ci aspettavamo sicuramente un'adesione così da parte degli studenti delle scuole, e quindi ringraziamo soprattutto i professori che hanno accompagnato gli studenti a questa manifestazione. Beh, diciamo che lo Sport Park è diventato proprio un luogo di culto in tal senso, insomma è diventata la meta che è stata prefissata appunto per questi tornei, e c'è anche uno sforzo organizzativo apprezzabile in tal senso. Sì, diciamo che mentre magari una volta si lavorava nel mondo del divertimento, poi si faceva pubblicità e promozione, adesso abbiamo unito le due cose, quindi ci facciamo pubblicità e promozione lavorando, perché preferiamo far conoscere questo gioco che può essere anche uno sport, e quindi unire le due cose in una situazione intermedia per i ragazzi, quindi che poi svolgono attraverso le scuole, quindi secondo noi è la miglior sintesi di tutte le situazioni, perché insieme alle scuole giocano, si divertono e quindi vivono una situazione di socializzazione con i loro compagni, e quindi questa ricetta ci è piaciuta molto fin dall'inizio e ci abbiamo puntato tutte le nostre forze. Abbiamo parlato di giornate perché oggi abbiamo visto scendere in campo i ragazzi delle scuole medie, mentre ieri ci sono stati i ragazzi delle superiori, giusto? Esatto, sì, le superiori ieri, le medie li superano come adesione sicuramente, perché magari anche come età c'è più appeal per la situazione, più attrattiva, però abbiamo avuto tanti studenti anche, tanta partecipazione anche con le scuole superiori. Sono in aumento entrambe le situazioni comunque di anno in anno. E poi ci sono altre due date da ricordare. Sì, il 24 e il 25, sempre qua allo Sport Park, mercoledì e giovedì si svolgeranno le finali nazionali di questa manifestazione del progetto Bullying e Scuola, e quindi le vincenti, il podio, le prime 3 scuole classificate alla situazione provinciale, sia delle medie che delle superiori, rappresenterà la nostra provincia contro tutte le altre scuole delle città dove si svolge questa manifestazione, che verranno qui a Fano. Bene, tornei misti maschili e femminili? Sì, sì, ci sono le squadre maschili e femminili, erano composte da 5 ragazzi e 5 ragazze oggi, e alle nazionali saranno invece composte da 3 maschi e 3 femmine. Questo progetto che coinvolge le scuole, e quindi anche oggi un nutrito numero di presenze, tanti giovani carichi di entusiasmo che scendendo in campo non imparano solo una disciplina e il valore intrinseco appunto del bullying, ma è proprio un momento di aggregazione importante. Sì, sì, questo è l'obiettivo più importante, quello che noi stiamo cercando di fare da molto tempo, ma insomma ogni anno è un'esperienza e anche un grande arricchimento per noi, per il fatto di confrontarsi con tante realtà scolastiche. Noi facciamo questa iniziativa
come associazione sportiva Tutto Bowling in tutta Italia. Quest'anno abbiamo, ahimè, dovuto scontare un piccolo periodo di post pandemia, settembre, ottobre, novembre, dove ancora le scuole erano giustamente, insomma, titubanti a prendere parte all'iniziativa, ma poi noi abbiamo registrato un'esplosione di partecipazione, soprattutto poi qui a Fano, perché qui abbiamo avuto, come diceva Marco Reganini, più di 5.000 partecipanti, ne aspettavamo addirittura 6.500. Non ci è mai successo in tutti questi anni di registrare questo livello di partecipazione. Questo. E questo è per quanto riguarda appunto le finali provinciali. Poi ci saranno le nazionali, che quindi raccoglieranno presenze da tutta Italia. Sì, io già sono, cioè abbiamo già cominciato ovviamente da tempo. Questa era l'ultima nostra finale provinciale, l'ultima perché noi la teniamo sempre come ultima iniziativa, ultimo evento, proprio per registrare tutto quello che necessita. Devo dire che qua funziona tutto alla grande, funziona tutto alla grande, perché sia la disponibilità dell'impianto, sia la logistica, sia la realtà di Fano consente di mantenere una realtà a misura, così, in una misura contenuta, ma garantendo degli standard di qualità assolutamente elevati. Operazione questa che non è così scontata. Alla finale nazionale verranno qui, ed è già ampiamente programmata, il 24 e il 25 di maggio, verranno qui quasi 300 ragazzi. Provengono da tutte le parti, vengono da Cagliari, da Aosta, da Udine, da Milano, da Firenze, insomma tantissime località che sono state, voglio dire, coinvolte nei vari centri bowling che promuovono questa iniziativa e che si daranno appuntamento qui a Fano. Noi li ospiteremo, gli faremo una grande cena a tutti quanti. Qui noi siamo a casa quando veniamo qua, per cui. E quindi l'importanza non solo di organizzare un evento a tutto tondo, ma proprio di essere presenti e viverlo in prima persona. Sì, ogni rappresentativa di fatto, noi capiamo che sia poi una selezione. Complessivamente abbiamo avuto quest'anno la partecipazione di quasi 22.000 ragazzi, che via via, dalla fase di qualificazione, le semifinali e poi le finali provinciali come oggi, si sono ridotti e si ridurranno a una rappresentativa, che è una rappresentativa dell'impianto da cui provengono e della scuola e dell'istituto scolastico che ha partecipato. Per esempio, io l'altro ieri ero a Viterbo, lì hanno partecipato alla fase conclusiva, alla fase di qualificazione, un istituto scolastico che è venuto nella fase di qualificazione con oltre 1.600 ragazzi, che è uno sforzo anche di organizzazione all'interno dell'impianto molto molto corposo. Qui addirittura siamo arrivati, come dicevo, a oltre 5.000 partecipanti, 28 scuole, insomma noi abbiamo dei numeri, ogni tanto insomma mi imbarazzo perché dico: ma come facciamo? In effetti poi dopo molto è dato dalla disponibilità del centro, molto è dato dalla disponibilità degli insegnanti, dei docenti, che decidono di fare questo tipo di iniziativa anche in maniera anche magari leggera. Oggi per esempio c'erano 9 istituti, noi ne aspettavamo 14. Va bene, è passato il Giro d'Italia a Fossombrone, allora Fossombrone non è potuto venire. Va bene, il Nuti di Fano ha avuto problemi organizzativi. Va bene, cioè, ci sta tutto. La cosa importante è la fase precedente, dove i ragazzi vengono insieme ai propri compagni per fare un'iniziativa molto leggera, molto di partecipazione, soprattutto di partecipazione, perché devono rimettersi un po' in movimento. Ecco, questo è molto importante dopo 2 anni e mezzo di pandemia, dove l'obiettivo più importante era riuscire a scamparla per evitare
di essere presi in mezzo da questa cosa. La partecipazione viene anteposta all'agonismo e questo ci sembra un valore aggiunto. Certo, questo è estremamente importante, al punto che noi diciamo sempre, anche in queste fasi come quella di oggi dove c'erano virgolette i finalisti, noi diciamo alla scuola: guardate che non è importante che portiate i 5-10 fenomeni della vostra scuola, voi dovete necessariamente e obbligatoriamente portare coloro che ritenete in grado poi di essere parte di un evento insieme ai propri compagni, insieme alla scuola, eccetera. A prescindere poi dal risultato, per noi alla fine premiamo tutti, diamo un riconoscimento a tutti quanti. Ahimè, come tutte le cose, anche nello sport, poi c'è un livello di qualificazione, quindi abbiamo la possibilità di far partecipare alla finale nazionale 3 scuole, ma sono 3 scuole medie oggi e 3 scuole superiori ieri, quindi Fano sarà molto ben rappresentata nella finale nazionale. Non abbiamo dubbi, io trovo ammirevole in conclusione anche il rapporto tra le famiglie e i ragazzi, perché la tifoseria oggi è stata esagerata. Sì, ma poi Marotta ha una predisposizione particolare. Da Marotta viene una delle bravissime giocatrici che ormai è diventata in pianta stabile all'interno della squadra nazionale di bowling, che si chiama Elisa Primavera. Viene da Marotta e viene da questo progetto che ai tempi, con la professoressa Portavia, molto entusiasta di questa iniziativa, lei ha avvicinato la scuola portando appunto i ragazzi del proprio istituto a prendere parte alla cosa, e questa cosa poi ha creato nel tempo anche un'aspettativa. Infatti il papà di Elisa gioca a bowling, ma credo che abbia cominciato Elisa prima e poi è arrivato il papà, però in generale devo dire che i genitori che accompagnano sempre questi ragazzi, ma adesso al di là di Marotta, ma insomma in generale anche Lucrezia di Cartoceto, la Gandiglio, che oggi purtroppo non si è qualificata, però insomma sono tutte realtà che hanno ben compreso il valore non esclusivamente sportivo di questa iniziativa. Ci auguriamo che possa continuare e che possa essere ancora più partecipata il prossimo anno. Queste piste da bowling che oggi tanti ragazzi si sono emozionati e ci hanno fatto emozionare con le loro prodezze e soprattutto con la voglia di stare insieme e praticare sanamente lo sport. Grazie allora a tutti i partecipanti, grazie a voi dell'attenzione. Arrivederci.